C'è la pubblicità? No, ok, ritorniamo direttamente dal comizio di Piazza Castello a Torino. Spegnete, no, non lo dico. No, spegnete i cellulari, me lo dice Salvo. Spegnete i cellulari, non riusciamo a andare in streaming. Noi abbiamo uno streaming per gli immigrati, avete un sacco di immigrati all'estero che ci stanno seguendo. E quindi fate finta di mettete il blocco di aereo. Allora vi dicevo, reddito di cittadinanza. E Gargamella dice che io sono un populista, che sono un demagogo, che ci vogliono i soldi. Io parlo di un reddito di cittadinanza per chi non ha reddito, per chi perde il lavoro, per gli esodati. Uno non si deve ammazzare, perdi il lavoro, stai a casa, hai qualcosa per vivere, ti diamo 900, 1000 euro al mese per 3 anni, come fanno in Olanda, come fanno in Australia, come fanno in Inghilterra. Tre lavori, ti offrono tre lavori, se non accetti siamo, il terzo lavoro ti tolgono il sussidio, ma perlomeno non muori in un angolo in silenzio. Gargamella dice dove prendiamo i soldi, ti rispondo subito, dove prendiamo i soldi? 1,5 miliardi, se non 3, 1,5, metti anche 1,5 miliardi di rimborsi elettorali che li vogliamo indietro dai partiti. E sai cosa ti dicono i partiti? Dicono che non si può fare politica in 3 anni. 3 anni esiste il movimento. Non abbiamo chiesto un euro a nessuno, rifiutato tutti i rimborsi elettorali, con i giornali contro le televisioni contro, senza soldi, chiedendo un euro le magliette, mettendo in gazebo con la neve, la pioggia. Bene, senza un euro, noi in 3 anni siamo diventati la prima forza politica. Sta avvenendo qualcosa che non era, che non si aspettano. Dove prendiamo 1 miliardo ai giornali di finanziamenti diretti e indiretti? Ci hanno preso per il culo per 20 anni, basta finanziare la Confindustria, De Benedetti con i suoi giornali, basta. Senti, i giornali si finanziano con chi li compra, legge del mercato, basta. Allora non ci sono i soldi, via i vitalizi, via i doppi incarichi, in pensione dopo 35 mesi non ci vai più, noi l'abbiamo già fatto, vi dico cose che abbiamo già fatto, via le province, 11 miliardi, ne usiamo 4 per ricollocare il personale, ne rimangono 7, accorpiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, non ci sono i soldi, vedi se vengono fuori, andiamo a prendere invece di andare a togliere i soldi agli handicappati, ospedali, scuole, perché fermi, no, non fate così, andiamo a prenderci 98 miliardi di euro di evasione fiscale nelle slot machine concessionarie dello Stato, perché io ho conosciuto il colonnello Rapetto, è quello che aveva una task force meravigliosa, hanno allontanato lui, hanno sciolto la task force. Ecco cos'è questo paese, non abbiamo i soldi, abbiamo gli F-35, noi spendiamo 160 milioni per un aereo che non decollerà mai perché gli americani hanno paura. È un aereo, ma avete mai visto dei combattimenti tra aereo? Ma smettiamola, ci sono i droni oggi, non gli aerei. Prendiamo le missioni di pace in Afghanistan, basta prese per il culo di pace, sono missioni di guerra come le altre, abbiamo l'articolo 11 della Costituzione, basta, non abbiamo i soldi, non abbiamo... E quelli lì al governo cosa dicono? Cosa dice? Padre Merrill, l'esorcista, Monti, Padre Merrill, fa l'esorcista alle vittime piuttosto che ai carnefici, arriva qua e cosa dice? Tutto il contrario di tutto, dicono una cosa e la smentiscono il giorno dopo, dice lui che ha aumentato le tasse nell'anno che è stato al governo e dice che bisogna abbassare le tasse,
dice, guardate, veramente incredibile, veramente incredibile. Non c'è più lo, non c'è più nulla, non c'è più nulla, non c'è più lo Stato in questo paese, non c'è più. Ma scusate, hanno fatto, ma vivono in un pianeta diverso, in un momento di crisi, scusa, in un momento di crisi, in un momento di crisi hanno fatto il redditometro. Ma si può fare una cosa così? Già i consumi sono bassi, appena hanno accennato al redditometro si sono fermati, ma vivono in un altro pianeta. Ma cosa viene a fare uno studio di settore sulla mia famiglia? Viene a vedere come ho speso 1.000 euro 6 mesi fa. Dove l'hai preso quei 1.000 euro 6 mesi fa? Me l'ha dato il mio nonno. E dov'è? È morto. Ma allora, loro vogliono sapere come noi spendiamo i nostri soldi. Siamo noi che vogliamo sapere come loro spendono i nostri soldi. Bisogna avere un sogno e stiamo condividendo un sogno a 20 anni, a 30 anni. Io voglio sapere mio figlio, mio nipote che tipo di energia ha, ma dobbiamo partire adesso. Voglio fare delle leggi semplici, vogliamo fare leggi semplici, molleremo il petrolio, passeremo alle rinnovabili in 20 anni, cominciamo adesso. I rifiuti, basta fare una regoletta, due righe, non la complessità della politica, due righe, e allora dici chiunque produce qualcosa ne è responsabile fino alla sua scomparsa in discarica o in inceneritore. In Francia, ma scusa, in Svizzera, se tu porti, si rompe il frigorifero, lo porti in qualsiasi negozio, e lo porti lì in negozio, chiama quello che l'ha costruito, arriva il costruttore, lo prende e gli oneri sono i suoi. Allora, se sono i suoi tutte le spese, fa un frigorifero che non si rompe più, o fa un frigorifero che riutilizza i pezzi e in discarica ci va un terzo del frigorifero. Due righe, è un sogno. Pensare di avere 20 anni, di due generazioni. Allora, ragazzi, proviamo a passare su Salvo. Dovrebbe essere un po' più stabile. Ragazzi, facciamo questo tentativo in diretta, così ci colleghiamo con il nostro canale, anche perché è veramente impensabile che un telegiornale nazionale come il TGcom non abbia mai inquadrato neanche un solo istante la piazza. Questa è una roba che non ha veramente senso e non può essere accettabile anche da parte nostra. Speriamo che la qualità stia più o meno migliorando. Molti di voi ci hanno detto passate sul canale Ustream che si vede. Vediamo, ci fidiamo, andiamo in diretta con Salvo, vediamo se ce la facciamo. Ecco la linea a Piazza Castello, Torino. Allora ci rimane un terzo di lavoro utile, un terzo di fare le cose che servono. Questa crisi mondiale occidentale è fatta dalla crescita di cose, è questo sistema che ha collassato. Il mercato, quando non hanno concetti, parlano di mercato. Ed eccoci rientrati nuovamente in diretta. Vedete, a quelli che ci dicono no, vi prego, togliete sta cavolo di TGcom che di là si vede bene, non so che cosa significhi per voi vedere bene, ma questo non mi pare veder bene. Ritorniamo in diretta. Io, ok, sono d'accordo. Decidiamo assieme, ragazzi. Volete andare su quello che vedevamo prima di TGcom, o attendiamo in qualche maniera insomma ci connettiamo con Salvo? La vedo difficile oggi, purtroppo, anche perché il TGcom, come detto prima, non ha mai inquadrato la piazza, e questo purtroppo non dipende da noi, a meno che non ci vada qualcuno dei nostri attivisti a prendere per il colletto l'operatore, a girarlo, ruotarlo di 180 gradi e fargli vedere la piazza Castello stracolma di persone, stracolma. L'India e la Cina, che pompavano 12, 9, 10, 12 il PIL, hanno ristretto un po' la loro avanzata di PIL, pensano più al mercato interno. Infatti io vengo dal porto di Genova, al porto di La Spezia, Gioia Tauro, c'è metà dei container che sono vuoti. Facciamo le infrastrutture per i camion, alta velocità, e metà camion in Europa sono vuoti, non riusciamo neanche a fare una logistica per farli viaggiare pieni, e continuiamo a fare strutture di cemento che non servono a nulla. Ma è incredibile, basta
c'è dentro, Castelfranco. Si lavorerà con le cose che ci sono, c'è nel centro di Torino cose da ricostruire, da rifare, da ridare alla cittadinanza. Dobbiamo avere degli strumenti noi e metteremo nella Costituzione delle cose che sono normali. Dare voce ai cittadini significa mettere dentro la Costituzione i referendum propositivi senza quorum. Allora, se aprire un supermercato, un'autostrada, un parco giochi o una pista ciclabile, lo decideremo noi con un referendum propositivo senza quorum. Non c'è lo Stato, 350.000 leggi, come fai? Abbiamo una decorrenza media di 1.210 giorni per andare in contenzioso per ricevere un credito che ci viene col 1.210 giorni. Ma chi è che viene ad aprire qua? 350.000 leggi, se non hai un avvocato come Ghedini vai in galera, perché oggi la giustizia protegge il delinquente, non la persona per bene. E io non attacco i magistrati, io non attacco i magistrati come ha di nuovo scritto questi giornali. Io attacco la macchina della giustizia che è ferma, è bloccata. Abbiamo 9 milioni di processi, la Gran Bretagna, la BBC qua, questa è la BBC, dov'è? È lì, sei tu. Bene, hanno 600.000 processi, noi 9 milioni. Abbiamo un terzo di tutti gli avvocati europei in Italia, 240.000 avvocati. Ma la Cassazione di Francia hanno 100 avvocati per 2.000 casi di Cassazione. Noi abbiamo 50.000 casi in Cassazione con 50.000 avvocati. Non vai da nessuna parte, non vai da nessuna parte. Siamo su 158 paesi della Banca Mondiale, 138esimi per la difficoltà della nostra giustizia, le prescrizioni. Sono tempi lunghissimi, siamo bloccati. Beh, bisogna cominciare a fare qualcosa. Io ne so qualcosa a Torino, io nel Piemonte prendo sempre denunce. Io non so se vi sto sui coglioni, me lo dovete dire. Perché ho tante, ma no, ho 86 processi. Lo so, 86 processi. C'erano 22 più del nano e il nano fa la vittima in televisione. E lui faceva il presidente del consiglio, io un comico, cazzo, meno male. Allora, questi magistrati, io ho detto che mi fanno paura a volte. Quando abbiamo preso le firme, 1.600.000 firme partite da Torino, sono andato a portarle in Cassazione e ho visto questi giudici in Cassazione, in queste aule, con queste statue meravigliose. Entri già lì, sei in soggezione. Avevo paura, è arrivato cardinale, alto così, quello ammazza sentenze nella mappa, piccolino così, che ha detto non avete raccontato le firme, via, e se n'è andato. Io sono rimasto lì terrorizzato. Vederli quando si riuniscono con questi toghe rosse, con gli ermellini, vi ho paura di questa gente. Ma così è un mio istinto. Bene, sono andato adesso all'ultimo processo qua a Torino per la Val di Susa, sono andato lì a vedermi un po' due candelotti perché dicevano che facevano male, che porca puttana, ragazzi. Vabbè, sono entrato di una baita, mi è arrivata una denuncia penale dalla procura di Torino, io non mi aspettavo. E la denuncia, ve lo giuro sulla mia famiglia, non mi invento niente, la denuncia c'era scritto. Rottura di sigillo ci ha portato via dal vento. Ve lo giuro sui miei. Il mio avvocato ha guardato nel vuoto e ha detto no, questa non me la sento. Sono andato là, 20 eravamo, 20 con 20 avvocati, per una rottura di sigillo ci ha portato via dal vento. Eravamo lì in 20, quanto è costato l'amministrazione pubblica? È arrivata la corte, in piedi c'è la corte, seduti c'è la corte, ero già terrorizzato, non mi dia l'ergastolo che me ne vado, ma mi faccio andare via da qua. Ma non poteva arrivare uno in giacca e camicia e cravatta di me, ha rotto un sigillo, 50 euro, ecco qua e vado a fanculo. Ma va, 20 avvocati. Ma che cos'è? Ma scusa, se la giustizia va applicata così, allora basta un software. Metti il reato, metti le attenuanti, le aggravanti, un software, metti lì la pena, esce la pena. Cosa serve un giudice? Il giudice deve applicare la legge in base al contesto in cui avviene il reato. Ma allora? Ma noi siamo i primi nel mondo, abbiamo l'esegese del diritto romano, lo studiamo all'università. Ma dov'è? Dov'è? Io uno stato così che non c'è, che ha paura, che ti crea l'ansia, le tasse, le controtasse. Noi dobbiamo assolutamente salvare la piccola impresa, 70%, 40% in più della media europea di tasse.
abbiamo il costo del lavoro più alto, la piccola e media impresa è la nostra nervatura. Sono andato a parlare, mi hanno chiamato i piccoli e medi imprenditori del Veneto, non mi hanno chiesto niente, non mi hanno detto cosa farai per noi. È stato un incontro bellissimo, perché non è una categoria la piccola e media impresa, è la l'ossatura della nostra economia. O ripartono loro o questo paese è morto. E allora, le tasse, questo rapporto ansioso che hai con le tasse, lo Stato pensa che rubi, che evadi, e tu pensi che loro ti rubino i soldi, questo ansioso, ma è possibile? È possibile una tassazione del 70%? E perché poi? Io lo chiedevo alla televisione svedese, la televisione norvegese, danese. E perché noi dobbiamo fare pagare le tasse attraverso un commercialista? Quando ho detto, voi cosa lo pagate attraverso un commercialista, ai danesi, mi hanno detto, cos'è il commercialista? Non c'è. Allora io devo avere una possibilità, uno di una riforma fiscale immediata, devo avere un codice fiscale, un codice, ce l'hanno tutti i paesi evoluti, un codice dove c'è la procedura, dove ci sono le pene, dove ci sono tutte le cose che ti possono interessare. Poi la dichiarazione non me la fa il mio commercialista, vado dall'ufficio a entrate, imposte dirette entrate, l'ufficio delle entrate, mi dici che documenti vuoi, io ti do tutti i documenti che vuoi, poi me la fai tu la mia dichiarazione, bravo, ti do 200 euro, bravo, ti do 200 euro, poi mi fai la dichiarazione e magari in quell'anno lì non mi rompi più i coglioni. Allora, signori, è sparito un bambino, dov'è? Da che parte? C'era un bambino qua? Com'era vestito? Fate presto, com'era vestito? Un giubbotto marrone il bambino? Come si chiama il bambino? Chi lo sa? A qualcuno di voi manca un bambino? Ah, con un attivista, allora va da... Allora doveva andare in bagno il bambino, ma mi fate cagare addosso, a me va in bagno l'altro. Allora aspettiamo un po' prima di dare le tragedie, perché questa è una roba incredibile. Bene, allora Maroncio sta facendo la più grande, è uno dei più grandi fiscalisti d'Europa. Ecco, allora facciamo una cosa, sta mettendo giù quattro regole normali. Uno, l'IMU. Allora l'IMU è anticostituzionale. L'IMU, se lo fa lo Stato sulla casa primaria, è anticostituzionale. Perché? Perché può essere fatto solo una tanto, una volta e basta, non si può ripetere. Non si può ripetere. E allora Berlusconi, che fa queste cose, che l'ha votato bene, quando c'è stato il suo governo, il Nanetto, hanno fatto 45 decreti legge su 50 leggi, il Parlamento ne ha fatto una, hanno fatto bypassato il Parlamento per tutta la legislatura, 45 decreti legge che hanno aggirato il Parlamento, che non serve più a niente, e 22 leggi fiscali, tra cui cosa hanno fatto? Hanno tolto l'ICI, ve lo ricordate? Hanno tolto l'ICI per avere voto. Ti hanno tolto l'ICI, e l'ICI cosa è successo? Togliendo l'ICI i comuni si sono indebitati per 3 miliardi di euro, lo Stato è intervenuto e ha pagato il debito con l'IVA e con l'IRPEF, quindi l'hanno pagata tutti quelli che non avevano la casa. Questa è la riforma fiscale di questi delinquenti, hai capito? Allora l'IMU poi passerà al comune, passerà e sarà il comune a decidere caso per caso se è il momento di tassare o non tassare. Se uno non può pagare, non paga. Noi stiamo mettendo giù l'impignorabilità della casa, non si può pignorare perché è un bene primario, ma lo facciamo con i professionisti, non lo fa un ex comico. Allora noi abbiamo bisogno di rivivere, e Maroncio dice l'imponibile me lo decidi per 4 anni, lo stesso imponibile, non mi tocchi più per 4 anni, mi dai quell'imponibile lì, io pago le tasse per 4 anni, le task force che usi per vedere i miei conti, li usi per andare a vedere gli evasori. Tu sai che ho quell'imponibile lì per 4 anni e pago, e se guadagno di più reinvesto nella mia azienda. Noi abbiamo fatto un piccolo piano con la media e piccola impresa, che bisogna farla partire subito. E sono questi. Dove stai? Pietro? Pietro? Sono questi, sono consigli della piccola e media impresa. Eccolo qua. Va bene così. Eccolo qua. Dunque, abbiamo una cosa che non hanno gli inglesi.
che non hanno gli olandesi, che non hanno gli australiani. Una cosa meravigliosa, che è la nostra carta d'identità nel mondo, che si chiama Made in Italy, giusto? Allora, prima cosa, attribuzione del Made in Italy solo alle aziende che producono in Italia. Basta, basta. Basta la mano davanti. Siamo i secondi produttori al mondo di olio d'oliva. Siamo i primi importatori al mondo di olio d'oliva. C'è qualcosa che non quadra. Tutto l'olio lampante spagnolo arriva qua, olio di merda, lo tagliamo con il nostro, ci mettiamo Made in Italy e riparte con un euro di più al litro perché si chiama Made in Italy. Basta, è il nostro, 18.000 famiglie che producono l'olio del mondo, l'olio più buono del mondo, ha vinto di nuovo un pugliese, abbiamo delle famiglie meravigliose, piccole imprese che non ci stanno più. Questo Beppe Grillo in diretta, l'avete sentito da Torino, molti i suoi temi, molte le sue ragioni, noi ci fermiamo solo un istante. Questo era Beppe Grillo, molti i suoi temi, molte le discussioni e molte le persone, peccato che il TGCom non le abbia mai fatte vedere. Come avete visto abbiamo mandato uno dei nostri davanti a mettere una mano per far sì che spostassero la telecamera a 180 gradi o 120 gradi, diciamo che inquadrassero anche un po' di piazza. Non è servito, li abbiamo fatti andare in pubblicità, roba da male. Però almeno siamo riusciti a beccare la telecamera e a mandare una persona dei nostri meraviglioso. Ci abbiamo provato, ragazzi. Però come avete visto non hanno mandato in onda la piazza, ma sono andati, rientrati in studio e poi adesso staranno cazziando il cameraman. Se avete visto in tempo reale ci siamo detto gioco, abbiamo chiamato giù e così è successo. Proviamo ragazzi a vedere che cosa succede, attendiamo un istanti sempre in diretta qui. Per... Alzala, alza, prendilo in braccio e alzalo, prendilo in braccio e alza la videocamera, alzalo. Eccolo così, eccolo lì! Sono incredibili, sono dei bambini sulla comunicazione. Quando si apprestano a entrare nella comunicazione sono bambini. Bambini, noi questi strumenti li usiamo, l'upload, download, questi non sanno neanche pronunciare questi nomi, non sanno neanche cosa voglia dire. Noi siamo in internet subito, siamo in streaming, vuol dire che tutto il mondo in questo momento ci siamo collegati nel mondo ed è il fenomeno con la cosa fatta da questo signore, un ingegnere elettronico che si chiama Salvatore. Bene, bene. Ci fa vedere, ai nostri emigrati ci seguono. Ci mandano dei Twitter meravigliosi, delle frasi da mettersi a piangere e dicono state facendo qualcosa di miracoloso e se ci riuscite torniamo tutti a casa, lo stanno scrivendo, è bellissimo. E questi qui quando si affacciano a questi sistemi, Monti 2.0 l'avete visto? Monti l'hanno obbligato a fare il movimento, no? Per togliere i voti a noi. Le hanno obbligato la Merkel, stai lì, devi contrastare questo movimento. Non ce la fa come comunicazione, ha fatto una comunicazione televisiva con i bambini, col cane. Aspetta, Monti ha aperto una pagina Facebook 2.0, ma l'hai vista? L'ha chiusa subito perché il primo giorno c'era scritto, non so se era lui direttamente o qualche suo collaboratore, però le frasi c'era scritto. Abbiamo avuto oggi in questa pagina Facebook molti complimenti, ma anche alcune critiche. Alcune critiche. 2,5 milioni di vaffanculo sono alcune critiche. Ha chiuso subito la pazza. Dio mio, che nostalgia di Mastella che c'è. Quasi 7.000 in più in diretta, benissimo. E allora, signori, adesso noi abbiamo scelto queste persone, ce le avete qua. E sono qua. Non sono candidate in altre circoscrizioni. Sono piemontesi, sono torinesi, sono della provincia qua. Sono vostri concittadini, eccoli qua. Si presenteranno a voi adesso e sono persone strepitose. Io vi dico una cosa. 24-25, se decidete di mettere una X sul movimento, pensateci bene, perché se volete delegare, non delegate e non votate il Movimento 5 Stelle, delegate Casini, che mi dà fiducia quest'anno.
roba da pazzi, roba. Se però cercate di cambiare qualcosa, si rischia un po', eh. Io capisco che chi è impiegato pubblico, chi è in banca, adesso dire il Movimento 5 Stelle non è molto, non è preso molto bene. Io ho cambiato amici, loro anche. Quindi pensateci bene, se riuscite a cambiare e a partecipare e a dare una mano a quelli che saranno in Parlamento, voi fuori, le vostre esperienze, comunicare e stare in contatto, ce la facciamo. Se no rinunciate, perché 100 persone dentro il Parlamento non cambieranno niente, però 100 dentro e milioni fuori cambieremo questo paese in una maniera straordinaria. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, io sono Laura Castelli, ho 26 anni, sono laureata in economia aziendale. Allora, i nostri bilanci sono i peggiori di tutta Europa, i nostri bilanci sono pieni di buchi, di falsi in bilancio e di corruzione, i nostri bilanci sono pieni di cose che noi non abbiamo deciso, non abbiamo mai deciso di finanziare la vivisezione e la tortura degli animali. Non abbiamo mai deciso di finanziare le missioni di pace che sono missioni di guerra, non l'abbiamo mai deciso, non abbiamo mai deciso di fare un inceneritore e di fare un buco in una montagna. Noi vogliamo decidere che cosa fare insieme a voi, insieme ai comitati, insieme a quelli che come noi di soldi pubblici non ne prendono neanche un euro, neanche uno. E poi ci danno dei populisti, ci danno dei... Che è successo? Ci dicono che siamo anti-europeisti, noi non è che siamo anti-europeisti, è che i nostri governi, i servizi, tutto questo è impossibile, noi dobbiamo smetterla di delegare a loro, dobbiamo fare da soli, ma non da soli noi, da soli insieme a voi, perché da soli noi non siamo niente. Io sono Fabiana Dadone, ho 29 anni e sono la capolista di Piemonte 2. Una nostra regola è chiara, fuori condannati dal Parlamento, ma non come prevede il decreto Monti, con chi ha pene superiori ai 2 anni, fuori con qualsiasi pena dal Parlamento. Noi queste persone non le vogliamo e chiediamo a gran voce una legge effettiva sulla corruzione e sul conflitto di interessi, perché gli scenari di questo paese all'estero non si vedono. Per cui riappropriamoci della nostra terra e della legalità, per favore. Grazie.